Ali Vision, Trapani e Fabio Petroni da un lato, FM Service e Maurizio De Simone dall'altro. La questione giudiziaria fra le parti a tre tavoli. Il primo, la Ali Vision reclama una somma di oltre 3 milioni di euro accusando De Simone di aver sottratto beni e denaro poco prima che vendesse il Trapani a giugno scorso. Il secondo, la FM Service di De Simone ha chiesto che il Trapani gli restituisse 350.000 euro per aver utilizzato quest'anno una sua fideiussione. Finora i tribunali hanno dato ragione a De Simone, che ha potuto pignorare una cifra superiore ai 500.000 euro. Stando così le cose, il Trapani non potrà utilizzare questa somma quando arriverà l'ultima rata dei contributi della Lega. Attenzione però, nessun giudizio espresso dai giudici è definitivo. In particolare, sul reclamo contro il pignoramento si deciderà a giugno. La dirigenza granata si fa forte per una dichiarazione che De Simone ha reso alla Procura federale, dalla quale si deduce che ha versato 175.000 e non 350 di quella fideiussione, e di alcuni documenti che dimostrerebbero come lo stesso De Simone avrebbe poi utilizzato alcune somme di denaro importanti del Trapani per scopi personali o per favorire altre aziende riconducibili alla sua famiglia. Terza questione fra le due parti, il pagamento del passaggio di proprietà del Trapani. Il prezzo pattuito è stato di 1 milione di euro, da pagare con una serie di rate da 75.000 euro. Il contratto prevede che al mancato pagamento di due rate consecutive da parte della Ali Vision, il club granata sarebbe tornato nelle mani della FM Service di De Simone. Effettivamente la Ali Vision già a gennaio scorso ha fatto saltare due rate consecutive e il Tribunale di Roma il prossimo 11 maggio si dovrà pronunciare e dire se il Trapani torna nelle mani della FM Service o se rimane in quelle di Ali Vision. A questo proposito il legale della Ali Vision, Anna Rossi, dichiara questo. Il Trapani Calcio, oggetto del contendere, dal suo canto ha portato all'evidenza del giudice la particolarità della fattispecie concreta, essendo la stessa una società di natura non prettamente privatistica, bensì una società di diritto sportivo che è soggiace ad una normativa speciale e rigida come quale quella dettata dalla Federazione Italiana Gioco Calcio. Il famoso regolamento che conosciamo tutti della FIGC precisa che per il riconoscimento ai fini sportivi di acquisizioni di partecipazioni societarie all'interno di società di diritto sportivo, l'acquirente deve necessariamente provare la sussistenza dei requisiti di onorabilità e di solvibilità finanziaria. Ebbene, questi requisiti non sono stati ovviamente provati e documentati dal signor Maurizio De Simone, il quale è stato deferito e condannato dagli organi competenti con provvedimento passato in giudicato per aver depositato delle referenze bancarie ritenute non genuine. E da ultimo è stato condannato per non aver prodotto appunto la documentazione attestante la sussistenza di detti requisiti. Tutte queste circostanze sono state portate, come dicevo prima, all'attenzione del giudice e configurando un pericolo attuale concreto in ordine in capo al Trapani Calcio, in quanto dalla domanda proposta dalla FM Service in termini di rientro in possesso della società ne deriverebbe, in caso di suo accoglimento, la mancata iscrizione del Trapani, in automatico la mancata iscrizione del Trapani Calcio al campionato, e decretando così definitivamente l'impossibilità di conseguire l'oggetto sociale. Considerazioni finali. In questa gigantesca e complessa lite chi rischia di rimanere strangolato è il Trapani e chi rischia di pagare davvero sono i tifosi granata con la loro passione. Anzi, chi sta già pagando sono i 20 lavoratori del club a cui devono essere corrisposti gli stipendi arretrati e sono in grande difficoltà, loro e le loro famiglie. Ancora, se è spiegabile oggi come il Trapani sia potuto finire nelle mani della FM Service di De Simone con tanta leggerezza ed è responsabilità di chi un anno fa ha regalato proprio all'imprenditore campano le quote del club, è altrettanto chiaro come non si possa giocare sulla pelle della città. La questione oggi non è decidere da che parte stare. Ognuno di noi sa benissimo che la promozione in Serie B ha salvato il Trapani dalla scomparsa e che senza Ali Vision non avremmo vissuto questa stagione di Serie B. Ma oggi ci sono anche un paio di acquirenti che bussano alla porta di Petroni e De Simone per rilevare il Trapani. Facciano quel che credono, portino anche avanti le loro liti. I tribunali decideranno chi ha ragione. Ma facciano anche in modo che il prezzo non sia la scomparsa del club e la difficoltà insostenibile di 20 famiglie.